Buonasera, siamo gli operatori della regione Abruzzo, in modo particolare della provincia di Teramo e della costa nord libratiana, di Villa Rosa Sud ed Alba Adriatica. Oggi siamo qui a Grotta a Mare, come vedete, dove qui esistono i servizi opere marittime che tutelano i loro territori costieri, come ben si vede. In questo caso qui l'erogazione è stata pari a 6.527.000 euro per quanto concerne Grotta a Mare e San Benedetto, nonché altri 10 milioni di euro che saranno erogati per la zona sentina. Noi non capiamo il perché, sono 20 anni che chiediamo alla Regione Abruzzo questo, cioè le scogliere che sono le uniche, e anzi chiedo scusa, è l'unico sistema di protezione e tutela della costa, e ancora ad oggi siamo all'abbandono più totale. Ad oggi Villa Rosa Sud ed Alba Adriatica Nord e Centro, quindi sono oltre 3 km, circa 3 km e mezzo, sono totalmente all'abbandono, quando questi lavori qui si potevano benissimo già fare gli anni addietro con tutti i milioni di euro che tutti gli enti preposti, a partire dalla Regione Abruzzo, i servizi opere marittime, hanno letteralmente buttato in mare, con interventi tampone, con interventi sperimentali, rifacimenti fallimentari. Ecco, tutte opere che sono servite soltanto a buttare soldi pubblici letteralmente buttati in mare. Noi chiediamo ancora una volta alla Regione Abruzzo di venire qui nelle Marche e vedere come si tutela una costa intera. Ripeto, la Regione Marche ha stanziato 40 milioni di euro. 40 milioni di euro. Non capiamo il perché noi in Abruzzo veniamo sempre lasciati soli allo Stato, come chiunque può vedere, all'abbandono più totale. Non se ne può più.